fratelli e sorelle in Cristo e amici, buongiorno. Oggi la nostra piccola meditazione è in rapporto con una domanda che abbiamo ricevuto in settimana sulla lettera di Paolo a Romani, capitolo 7, e la persona ci fa la domanda e ti dice: allora, in Romani 7 vedo un uomo che non riesce a fare quello che vuole. Il bene che vorrebbe fare non lo fa, ma il male che non vorrebbe fare lo fa. E al versetto 24 lui dice: me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? E questa è una bella domanda. La persona continua nella sua domanda dicendo: ma se questa è la condizione del cristiano, di chi ha conosciuto Cristo, allora a cosa serve essere cristiano? È solo la vita eterna? Perché avremo la vita eterna? Qual che senso ha? È una domanda legittima. Perché la persona sente la gente predicare dicendo: no, questa è la condizione del cristiano fino a quando Gesù torna. Come se Gesù fosse venuto sulla terra per niente. Questa persona che dice: me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? In questa frase si trova il ladro, l'adulterio, lo stregone, il fornicatore. Tutti si trovano in questa frase, in questo versetto. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Se non contempliamo il nostro Salvatore, non saremo come qualcuno, come la gente che non ha salvato, non ha bisogno di un altro Salvatore. Gesù Cristo è il nostro Salvatore. Cosa significa il nostro Salvatore? Da cosa mi ha salvato? Da questo. Non è che lo vivrò alla fine quando Gesù in cielo. Che senso ha in cielo? È adesso che di cui ho bisogno. È adesso che ho bisogno di poter vivere come Cristo. E vediamo che questa persona che di Romani 7 trova la risposta quando lui dice: grazie sia reso a Dio per mezzo di Gesù Cristo, al versetto 25. E lui in Romani capitolo 8 lui dice, scrive Romani 8 versetto 3: infatti ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto. Quindi Dio l'ha liberato mandando il proprio figlio nella carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo spirito. Quindi la vita di Gesù Cristo sulla terra, perfetta dalla nascita alla morte, è un esempio per noi, è un regalo che ci dà, è la grazia, ti fa quel regalo. Allora la domanda è: vogliamo accettare quel regalo oppure no? Perché se non accettiamo il regalo continueremo a vivere così, schiavi. Però se accettiamo il regalo potremo essere liberi, poter camminare non secondo la carne ma secondo lo spirito. Questo uomo ha trovato la risposta in Gesù Cristo, non in modo verbale o astratto, ma ha capito che si può adempiere, e si adempierà se lui ci crede. E voi? Che Dio ci benedica e ci dia il suo spirito, in Gesù Cristo nostro unico Salvatore. Amen.